Ciao a tutti, io sono Nicola e queste sono le Marshall Midanka, sono delle cuffie a cancellazione del rumore adatte a pendolari rocchettari. Se già conoscete qualche cuffia di Marshall, riconoscerete che c'è un elemento di design un po' comune in tutte le sue cuffie e anche queste Midanka non fanno eccezione. C'è il nero, c'è questa trama non perfettamente liscia, ci sono le scritte dorate Marshall presenti un po' ovunque, sui fianchi e sui padiglioni e qua dove c'è l'imbottitura e poi c'è questo pomellino dorato anche lui. Pomellino che tra l'altro serve ad accendere, spegnere, cambiare traccia, alzare e abbassare il volume, fa un po' tutto lui, tranne l'attivazione della cancellazione del rumore che è delegata al tasto sull'altro lato. Qua in basso abbiamo poi il jack audio perché possono essere utilizzate anche in maniera cablata e la porta micro USB per la ricarica. Peccato che non sia Type-C, lo stile retro nel look mi piace, però la modernità, è una cosa su cui in fondo non si transige. A parte questo, come stanno, come si indossano? Sono comode queste Midanka? Sì, abbastanza, più di altre cuffie sovraorali, grazie al fatto che, vedete, ve le ho nel frattempo allungate al massimo per farvi vedere quanto comunque siano ampie. Dicevo, grazie al fatto che l'archetto ha una forma molto a U piuttosto che ad O. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se le andate ad indossare, andranno ad appoggiare bene o male un po' su tutta la testa, scaricando in parte il peso sulle orecchie. Sono comunque abbastanza strette. Questo vuol dire che comunque indossandole a lungo per diverse ore, la pressione sull'orecchio potrebbe diventare effettivamente un po' fastidiosa, anche perché l'imbottitura è buona, ma non certo eccelsa. Con questa simil finta pelle che nel caldo d'estate può anche farvi sudare un po'. Più morbida invece qua lungo l'archetto, ma comunque anche qui non è un'imbottitura eccessiva, non dà comunque noia in testa, la parte che poggia appunto con il vostro cranio. Cancellazione del rumore buona, ma non certo eccelsa. Non sono assolutamente le migliori cuffie a cancellazione del rumore del mercato, secondo me non vogliono nemmeno esserlo. Vanno bene per esempio per tragitti in treno o in aereo, i rumori dai toni bassi e continuamente ripetuti di sottofondo sono cancellati piuttosto bene. Le voci o comunque i rumori più irregolari già meno, quindi sentirete comunque un po' il chiacchiericcio attorno a voi, il che in certi casi può essere anche una cosa positiva e cancellerà abbastanza bene invece i rumori ripetuti di fondo, quindi tram, treno, aereo, insomma un po' tutti i mezzi di trasporto bene o male. L'autonomia ovviamente ne risente, sono circa 20 ore con cancellazione del rumore attiva, 30 ore invece con il solo Bluetooth. Come accennavo prima, c'è comunque anche la possibilità di utilizzare il cavo audio in dotazione per un ascolto cablato. Per quanto riguarda invece l'audio, la confezione stessa delle Midank ci viene un po' in soccorso per farci capire subito quale sia l'idea di Marshall, ovvero di cuffie orientate, come accennavo nell'introduzione, ai rocchettari con questa equalizzazione che predilige appunto i toni bassi, ma senza pomparli in modo eccessivo. Marshall non cade nel tranello tipico di tante cuffie consumer friendly di pompare eccessivamente i bassi per cercare di ingannare un po' l'utente facendogli sentire un suono roboante che però poi alla fin fine perde un po' in dettaglio. Qui il dettaglio sui bassi c'è abbastanza, lo perde semmai un pochino di più sui toni alti. Non c'è un'eccessiva spazialità, non sono cuffie che restituiscono un grande senso di spazialità del suono. Sono buone per un ascolto, diciamo, nella media per quanto riguarda il genere pop rock e tutti quelli in cui in generale comunque ci siano un pochino più di bassi, e il resto delle specifiche tecniche sono esattamente nella norma per cuffie del genere, non, niente diciamo di particolare da segnalare né in positivo né in negativo. Vi segnalo invece che il prezzo di lancio è di 269 euro, che sono un po' tanti. Già su Amazon però si trovano molto più vicine ai 200 euro, 210 circa, prezzo già decisamente più consono per delle cuffie comunque a cancellazione del rumore, di buona qualità generale proprio nel senso di realizzazione, discreta appunto, ribadisco, la cancellazione del rumore non ai vertici e piuttosto buona la qualità audio se vi piace appunto il genere in cui i bassi si facciano sentire. Ulteriori dettagli comunque li trovate come sempre nella recensione completa pubblicata su smartworld.it. Io vi ricordo soltanto che se ci state guardando da YouTube, qua sotto c'è il pulsantino per fare un like, quello per iscrivervi al canale e al suo fianco c'è anche quello per attivare le notifiche, almeno saprete quando pubblichiamo un nuovo contenuto. Un saluto e alla prossima! Grazie.